Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo i multipli e i divisori, cosa si intende con la parola multiplo e cosa si intende con la parola divisore. Aiuta a capire i multipli fare l'esempio con i stuzzicadenti. Se noi abbiamo uno stuzzicadente e prendiamo questo come lunghezza base, nel momento in cui prendo due stuzzicadenti, questa lunghezza è multipla di quella precedente, perché un stuzzicadente, nella lunghezza che va da qui a qui, ci sta dentro esattamente due volte. Allo stesso modo, tre stuzzicadenti, questa lunghezza, è multipla della prima, quindi di questa. È un po' lo stesso discorso che abbiamo visto con i segmenti, solo che possiamo estenderlo ovviamente non solo a forme geometriche, ma anche a numeri astratti. Quindi nel momento in cui ho un multiplo, che sia il doppio, il triplo, il quadruplo di un altro, in realtà quello che sto facendo è fare la tabellina, quello che avete imparato alle elementari sulle tabelline. E vale anche, cioè vale sempre e ci viene d'aiuto ora quando facciamo i multipli. Ad esempio, se io scrivo il 3 e voglio scrivere i multipli di 3, allora quello che devo fare è fare la tabellina del 3. E quindi 3, 6, 9, 12. E via dicendo, e tutti questi numeri sono in multipli di 3. Attenzione però, perché quando parlo di multipli cambia leggermente dalle tabelline, perché se la tabellina del 3, se avete studiato l'elementare che finisce al 30, nel 3 per 10, in realtà i multipli di 3 vanno avanti all'infinito, quindi dal 30 33, 36, 39 e via dicendo. Non finiscono mai. Allo stesso modo, che siano i multipli di 4, di 5, di 6 e via dicendo, non ho molta, differenza nel procedimento. È importante dire che abbiamo multipli però non solo di numeri interi, ma anche ad esempio di numeri decimali. Se io voglio l'1,2 come numero di partenza, chiaro che un suo multiplo, ad esempio, potrebbe essere il 2,4 o il 3,6. Ho questi numeri successivi che è sostanzialmente la tabellina dell'1,2. La scrittura con la quale noi scriviamo l'insieme dei multipli di un numero viene fatta con una lettera maiuscola, il numero piccolo scritto in basso a destra, quindi questo vuol dire multipli di 5. E riprendendo un po' l'insiemistica che abbiamo visto all'inizio della classe prima, si fa un uguale, si apre una parentesi graffa e poi all'interno si mettono tutti i multipli di 5. Attenzione che lo 0, essendo 5 per 0 uguale a 0, diventa multiplo di 5, quindi i multipli partono dallo 0, 5 per 1, 5, 5 per 2, 10, 15, 20 e si mettono i puntini puntini per dire che si va avanti all'infinito e poi si chiude la parentesi. Siccome lo 0 è multiplo di qualsiasi numero, spesso non viene mai considerato quando si fanno gli insiemi e si parte sempre quindi dalla moltiplicazione del numero per 1 e non per 0. I divisori invece di un numero è sostanzialmente il procedimento opposto, cioè
un divisore è tale di un numero se quando faccio la divisione il resto è 0. Cerchiamo di capire cosa vuol dire questa definizione. Se io ho 12 e voglio sapere se il 3 è un suo divisore, allora faccio 12 diviso 3 e il risultato è 4. Non c'è resto. Quindi il 3 è un divisore del 12. Se io dividevo il 12 per 5 invece, cosa scopro? Scopro che il 5 nel 12 sta due volte con 2 di resto. Il 2 di resto mi indica che il 5 non è un divisore di 12 perché non ci sta all'interno del 12. Il 5 un numero intero di volte, cioè 5, poi 5 e ne rimane 2. Il fatto che ci rimanga un 2, rimane qualcosa, mi indica che il 5 non è divisore di 12. Quali sono i divisori di 12? Allora, allo stesso modo dei multipli si scrive D grande, maiuscolo, un 12 in basso a destra, l'uguale, la parentesi graffa. All'interno della parentesi graffa andrò a mettere tutti i divisori di 12. Ovviamente il divisore più piccolo, che è comune a tutti i numeri, è il divisore 1. Poi 12 è divisibile anche per 2, perché 12 diviso 2 fa 6, è divisibile per 3, perché 12 diviso 3 fa 4, ed è divisibile anche per 4. Per 5 abbiamo detto che non è divisibile per 6 e poi è divisibile anche per 12, ovviamente. Non è divisibile per 7, 8, 9, 10 perché questi numeri qua vedo che all'interno del 12 ci stanno solo una volta e poi c'è un resto. Quindi è per questo che dal 6 sono saltato direttamente al 12. È interessante il gioco che si può fare per controllare se i divisori li abbiamo scritti tutti, perché posso fare 12 per 1 fa 12, 6 per 2 fa 12, 4 per 3 fa 12. Proviamo con altri numeri. Prendete carta e penna, provate da soli a fare i divisori di 20. E vedere se riuscite a completare questa parentesi graffa. Quindi stoppate il video, poi lo riaccenderete, fate ripartire e vi confronterete con me sulla vostra risposta. Bene, allora si parte dal numero 1, poi c'è il numero 2. Il 3 non è divisore di 20 perché 20 diviso 3, sebbene faccia 6, c'è un resto che è 2. Perché 6 per 3 è 18, più 2 è 20, e quindi c'è il resto. Il 4 è divisore, e anche il 5 è divisore, perché 20 diviso 4 fa 5, oppure 20 diviso 5 fa 4. Il 6, il 7, l'8 e il 9 non sono divisori, perché se faccio la divisione ho un resto. Salto direttamente al 10, e dal 10, che sono a metà praticamente, vado direttamente al 20 come numero successivo, perché tutto quello che c'è in mezzo ci sta una volta con un certo resto. E quindi, per controllare se ho scritto tutti i divisori, faccio le moltiplicazioni. 20 per 1 fa 20, 10 per 2 fa 20, 5 per 4 fa 20. Proviamo un altro numero, proviamo il 36. Il 36. Stoppate il video, provate a farlo da soli, poi lo fate ripartire e ci confrontiamo sulle vostre risposte. Allora, il 36 è multiplo di 1, è multiplo di 2, è multiplo di 3.
Come vedete, multipli divisori sono connessi, cioè se 2 è divisore di 36, allora 36 è multiplo di 2. Se 3 è divisore di 36, il 36 è multiplo di 3. Cioè, il 36 si può dividere per 3 e ottengo un numero senza resto. E se faccio la tabellina del 3, troverò il 36. Stessa cosa, 36 si può dividere per 2 e ottengo un numero senza resto. Stessa cosa, posso fare la tabellina del 2 e vedrò che nella tabellina del 2, se vado avanti oltre il 20, troverò il 36. 36 è divisibile per 4, non è divisibile per 5, ma è divisibile per 6. Non è divisibile per 7, per 8, ma è divisibile per 9, perché fa parte della tabellina del 9. 10, 11, 12, perché 12 per 3 è 36, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 è la metà di 36, e quindi scrivo 18. E dalla metà il numero successivo sarà il numero più grande, perché dal 18 in poi i numeri ci stanno solo una volta, con un certo resto, e quindi scriverò 36. In alcuni casi il sistema che ho spiegato per controllare se tutti i numeri che abbiamo scritto sono completi, se li abbiamo scritti tutti, non torna, ed è esattamente questo, o meglio, 36 per 1, 36, 18 per 2, 36, 12 per 3, 36, 9 per 4, 36. Quando ne ho solo uno, 6 per 6, 36. E quindi devo ricordarmi che il 6 si moltiplica solo per se stesso per fare il 36. Avessi dimenticato il 18, nel momento in cui controllo, 36 per 1 36, 2 per 12 fa 24, mi mancava il 18 per fare 36 e quindi scopro che mi mancava un numero. Questo è un modo, un sistema per controllare i divisori. Il prossimo esercizio è questo, prendete carta e penna, farete due grandi cerchi. Nel primo vi chiedo di scrivere i divisori di 30 e nel secondo i divisori di 40. Rispolverando un po' quello che si è visto per l'insiemistica, è chiaro che dovrò collocare i divisori di 30 all'interno del suo cerchio, i divisori di 40 all'interno del suo cerchio, ma se ci sono divisori in comune tra il 30 e il 40, che sono divisori sia del 30 sia del 40, dovrò collocarli nello spazio in mezzo, che ricordo è l'intersezione dei due insiemi, ossia gli elementi in comune tra questi due insiemi. Stoppate il video, provate a farlo da soli. Poi lo fate ripartire e ci confrontiamo sui risultati. Allora, l'esercizio si può fare a lato e poi collocare gli insiemi dentro. Posso fare i divisori di 30 e quindi 1, 2, 3. Il 4 non è divisore, il 5 è divisore e anche il 6. 7, 8, 9, 10 è divisore. 11, 12, 13, 14. Il 15 è divisore. E sono a metà numero, quindi dalla metà posso saltare direttamente al 30. Per il motivo che i numeri successivi, 16, 17, 18, ci stanno una volta, con il resto, ovviamente, la differenza tra il 30 e quel numero stesso. E quindi c'è il resto. I divisori di 40 invece, l'1, il 2, 40 non fa parte della tabellina del 3, ma fa parte della tabellina del 4, del 5, non fa parte della tabellina del 6, del 7, ma fa parte della tabellina dell'8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, sono arrivato a metà e quindi vado direttamente al 40 col numero successivo per il motivo spiegato in precedenza. Controlliamo di aver messo tutti i numeri. 30 per 1, 30, 15 per 2, 30, 10 per 3, 30, 6 per 5, 30, 40 per 1, 40, 20 per 2, 40, 10 per 4, 40, 5 per 8, 40. Quali sono i multipli in comune che sono in comune tra questi due insiemi? Sicuramente l'1 è in comune, il 2 è in comune, il 3 non è in comune, il 4 non è in comune, il 5 è in comune, il 10 è in comune. Ho cercato il 4 e mi sono sbagliato. Nella foga mi ricorderò di non inserirlo. Allora, questi elementi che sono in comune dovrò mettere nello spazio in mezzo. L'1, il 2, il 5 e il 10. Tutto il resto del 40 lo metto fuori, quindi il 4, l'8, il 20 e il 40. E tutto il resto del 30 lo metto fuori, ossia il 3, il 6, il 15 e il 30. In questo modo ho inserito tutti i numeri nell'insieme. Ovviamente ogni numero può essere scritto solo una volta all'interno del suo cerchio. Se voi avete scritto il 2 sia nella parte di intersezione sia nella parte esterna, avete sbagliato. Il 2 va scritto solo una volta e va scritto nel punto in cui soddisfa le vostre esigenze. Se lo scrivo in mezzo, automaticamente sto dicendo che il 2 è all'interno del cerchio del divisore di 30, dell'insieme dei divisori di 30, ed è all'interno anche del cerchio dei divisori di 40. Quindi non va scritto fuori, cioè, o meglio, in questa parte qua del cerchio e anche in questa. Va scritto solo in un punto e va scritto esattamente dove serve, una volta sola. Quindi ogni numero lo scrivo una volta solo. L'1, se è in comune, lo scrivo nella parte in comune. Quindi io vi raccomando, quando fate questi esercizi, il metodo più comodo è scriversi per elencazione all'esterno i due insiemi, identificare gli elementi comuni e scriverli nella parte centrale e poi eventualmente andare a completare le due parti più esterne. Grazie dell'attenzione e alla prossima video lezione.